Volendo essere spiritosi per forza, Bembo è come Forrest Gump, cioè è sempre nel posto giusto al momento giusto. La eccezionalità della sua collezione sta tutta lì, nel fatto di aver riunito intorno a sé degli oggetti unici di cui non ve n'erano altri. Per esempio il manoscritto di Pindaro dell'XI secolo. Tutto quello che sappiamo dei lirici greci come Pindaro lo sappiamo da quel manoscritto e tutta Italia viene a vederla. O la testa di Antino, il leggendario amante dell'imperatore Adriano, di cui Bembo ha l'esemplare forse più bello. Oppure, altro oggetto strepitoso per me, il sigillo dell'imperatore Augusto. La sua collezione è generata dalla volontà di unire delle cose che gli servono per capire meglio il mondo intorno a lui. Questi oggetti possono essere delle pitture, possono essere dei ritratti dei suoi amici, come nel Vangelo Beazzano di Raffaello, ma possono essere anche dei libri, addirittura strumenti scientifici. Una collezione che è individuata proprio subito come un pubblico tempio delle muse, un museo. Bembo è famoso anche per un suo rapporto, diciamo, molto positivo con le donne. È amante di donne bellissime. Lucrezia Borgia gli regala un ciuffo dei suoi biondi capelli. Lui le dedica gli Asolani. Gli Asolani è un testo particolarissimo. In qualche modo è come i Beatles negli anni 60, cioè qualcosa che libera una generazione. Gli Asolani sono un dialogo d'amore in cui per la prima volta un letterato, come era Bembo, tratta un tema tabù per gli umanisti di quel momento, cioè l'amore. È un dialogo dove tre donne e tre uomini parlano d'amore. Intanto le donne ne parlano da protagoniste, cosa per nulla scontato, ma poi gli uomini parlano dei propri sentimenti, non hanno paura di esprimere i propri sentimenti, i propri fallimenti. Bembo l'amore lo concepisce però come un'espressione di sé, è un nuovo modo di porre se stessi al centro della scena. Nel 1525 Bembo pubblica a Venezia un libro straordinario, si intitola Le prose della volgar lingua e rappresentano la prima grammatica della lingua italiana. Bembo quindi propone un'idea di lingua italiana che sia una lingua senza tempo, senza inflessioni regionali, una lingua quindi nazionale italiana. Un'Italia che ancora non c'è viene, come dire, unificata da una lingua che comincia ad esserci. Per tutto il 400 i libri sono oggetti monumentali perché hanno al centro il testo dell'autore ma tutto intorno al commento dei professori. Bene, Bembo e Aldo Manuzio fanno la rivoluzione, cioè inventano il classico tascabile, cioè cancellano il commento, pubblicano il testo di Petrarca o di Virgilio da solo, senza nessun commento, ma soprattutto lo pubblicano in piccolo formato. Ed ecco che il libro improvvisamente esce dalle aule universitarie ed entra nella vita di tutti i giorni. La lettura diventa qualcosa di diverso, diventa una lettura interiore.